Lo avevano annunciato durante un collegamento dai capannoni dei carri alla fine della seconda domenica di sfilate durante la trasmissione Il processo al carnevale. Giovanni Sorcinelli di Fantagruele e Mauro Chiappa. Ci sarà molto da dire, dissero, con l'espressione di chi ha masticato amaro per tutta la stagione, ma a manifestazione finita però. Detto fatto, alcuni giorni fa Fantagruel, Gomma Piuma per caso, Mauro Chiappa e Paolo Furlani hanno presentato il conto alla carnevalesca e alla sua presidente Maria Flora Giammarioli, mettendo nel tritacarne tutti, ente, comune di Fano, strutture ricettive definite assolutamente non idonee ad accogliere in questo periodo i visitatori. Pacassoni indietro coi carri, lo slogan di questa denuncia, parafrasando all'incontrario il detto più accomunato alla sfilata dei carri, in ricordo di un florido periodo ormai perso nel tempo. Manifestazione del Carnevale di Fano, ad esclusione appunto dei tre corsi mascherati, quest'anno è stata completamente inesistente. Il tutto condito da elementi, a nostro avviso, di grande criticità e opachezza, che sono appunto la costruzione dei carri, un conflitto di interessi evidente all'interno della carnevalesca, il tutto condito dalla politica che a nostro avviso è entrata a gamba tesa nel Carnevale 2018, avallando e sostenendo fortemente il progetto Rossini, ma che dal nostro punto di vista poco porterà al Carnevale di Fano, perché appunto non è un intervento strutturale ma è un intervento una tantum. Ciò a cui abbiamo assistito quest'anno, dicono i maestri carristi convenuti alla conferenza stampa, è una copia sbiadita e mal riuscita dell'edizione del 2017 che l'ente ha tentato di mascherare con l'operazione Rossini. Nessuna satira e cifre astronomiche spese per un solo carro, castrando così tante altre possibilità. Se pensiamo che 85.000 euro per fare un carro sono pressoché l'equivalente della somma messa a disposizione l'anno scorso per l'esazione di tre carri, questo dà la misura. Ora, di per sé non è la somma esagerata in sé, e quanto non è una somma storicizzata. Temiamo, e anzi siamo convinti, che rimanga un unicum nella realizzazione dei carri, e questo non potrà, per il settore specifico, portare dei benefit su un tempo più lungo. Denunciano notevoli disparità inoltre nella distribuzione dei fondi. Un'invettiva a tutto campo, quindi, che punta il dito sull'incapacità dell'attuale consiglio, che mostra tutti i suoi limiti in fatto di organizzazione e programmi, costruzione carri, conflitto di interessi, buchi di bilancio, politica comunale e futuro della manifestazione. Del Carnevale è comunque la manifestazione principale della città. Gestita in questo modo non potrà discostarsi da quella che negli anni 60 veniva definita, cioè la saga delle sagre. Per vincere le scommesse del futuro l'unica carta che abbiamo è quella della qualità, quindi dobbiamo investire su progetti di grande qualità, che non siano, ripetiamo, solo l'occasione dei Rossini che capita una volta ogni 150 anni, i progetti di qualità, perché solo in quel modo si riesce a mettere in moto un circuito virtuoso per fare sì che la manifestazione sia un volano economico, turistico, culturale per l'intera comunità, così come merita una manifestazione centenaria, secolare come la nostra. Quindi qualificazione a partire da chi organizza, da chi ha l'onere e l'onore di organizzare il Carnevale.